Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e Dio era il Verbo. Questi era in principio presso Dio. Tutto per mezzo di Lui fu fatto, e senza di Lui non fu fatto nulla di ciò che è stato fatto. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce nelle tenebre brilla, e le tenebre non la compresero. Ci fu un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma per rendere testimonianza alla luce. Era la luce vera che illumina ogni uomo, quella che veniva nel mondo. Era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, e il mondo non lo riconobbe. Venne nella sua proprietà e i suoi non lo accolsero. A quanti però lo accolsero, diede il potere di divenire figli di Dio, a coloro che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma da Dio furono generati. E il Verbo si fece carne e dimorò fra noi, e abbiamo visto la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni rende testimonianza a lui e proclama: «Questi era colui di cui dissi: colui che viene dopo di me ebbe la precedenza davanti a me, perché era prima di me». Della sua pienezza, infatti, noi tutti ricevemmo, e grazia su grazia. Poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità divennero realtà per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha visto mai. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre, Egli lo ha rivelato. Ora, questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli mandarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti per domandargli: «Tu chi sei?» E professò, e non negò, e professò: «Io non sono il Cristo». Gli domandarono: «Chi sei tu allora? Sei Elia?» Egli dice: «Non lo sono». «Sei il profeta?» Rispose: «No». Gli dissero allora: «Chi sei, che possiamo dare una risposta a chi ci ha inviati? Cosa dici di te stesso?» Affermò: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Essi erano stati mandati dai farisei. Costoro gli domandarono ancora: «Perché dunque battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Rispose loro Giovanni: «Io battezzo con acqua. In mezzo a voi sta colui che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, di cui non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo». Questi fatti avvennero a Betania, al di là del Giordano, dove c'era Giovanni che battezzava. L'indomani vede Gesù venirgli incontro e dice: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui di cui ho detto: colui che viene dopo di me ebbe la precedenza davanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma proprio perché fosse rivelato a Israele, sono venuto a battezzare con acqua». Poi Giovanni testimoniò: «Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba, e si fermò sopra di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui, è lui che battezza con lo Spirito Santo. E io l'ho visto e ho testimoniato che lui è il Figlio di Dio». L'indomani Giovanni si trovava ancora là con due dei suoi discepoli. Fissando lo sguardo su Gesù che passava, egli dice: «Ecco l'agnello di Dio». I due discepoli lo sentirono parlare così e seguirono Gesù.
Gesù, voltosi e visti i due discepoli che lo stavano seguendo, dice loro: «Che cercate?» Gli dissero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove stai?» «Venite e vedrete», disse loro. Andarono e videro dove stava, e quel giorno stettero presso di lui. Era circa l'ora decima. Andrea, fratello di Simone Pietro, era uno di quei due che avevano ascoltato Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli trova anzitutto suo fratello Simone e gli dice: «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto significa Cristo. Lo condusse a Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa», che si traduce Pietro. L'indomani decise di partire per la Galilea e trova Filippo. Gesù gli dice: «Seguimi». Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trova Natanaele e gli dice: «Quello di cui hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, noi l'abbiamo trovato, Gesù, figlio di Giuseppe da Nazareth». «Da Nazareth», gli disse Natanaele, «può venire qualcosa di buono?» Gli dice Filippo: «Vieni e vedi». Gesù vide Natanaele venirgli incontro e dice di lui: «Ecco un autentico israelita in cui non c'è falsità». Gli dice Natanaele: «Donde mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto il fico». Gli rispose Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, credi? Vedrai cose ben più grandi». Poi soggiunse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e discendere sul Figlio dell'uomo». Tre giorni dopo ci fu una festa di nozze in Cana di Galilea e c'era là la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli dice: «Non hanno più vino». Le dice Gesù: «Che vuoi da me, o donna? Non è ancora venuta la mia ora». Sua madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». C'erano là sei giare di pietra per le abluzioni dei giudei, capaci da 2 a 3 metrete ciascuna. Dice loro Gesù: «Riempite le giare di acqua». Le riempirono fino all'orlo. Dice loro: «Ora attingete e portatene al direttore di mensa». Essi ne portarono. Come il direttore di mensa ebbe gustata l'acqua divenuta vino, egli non sapeva d'onde veniva, mentre lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli dice: «Tutti presentano dapprima il vino buono e poi, quando si è brilli, quello scadente. Tu hai conservato il vino buono fino ad ora». Questo inizio dei segni fece Gesù in Cana di Galilea e rivelò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto discese a Cafarnao, lui, sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e rimasero là non molti giorni. Era prossima la Pasqua dei Giudei, e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio i venditori di buoi, di pecore e di colombe, e i cambiavalute seduti, e fattasi una frusta di funicelle, scacciò tutti dal Tempio, anche le pecore e i buoi. Disseminò il denaro dei cambiavalute, rovesciò i banchi e disse ai venditori di colombe: «Portate via questa roba di qui e non fate della casa del Padre mio una casa di mercato». Si ricordarono i suoi discepoli che sta scritto: «Lo zelo della tua casa mi divorerà». Gli risposero allora i giudei e gli domandarono: «Quale segno ci mostri per agire così?» Gesù replicò loro: «Distruggete questo santuario e in 3 giorni lo farò risorgere». Dissero allora i giudei: «In 46 anni fu costruito questo santuario e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Egli però parlava del santuario del suo corpo. Perciò quando risuscitò dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che aveva pronunciato Gesù. Mentre egli si trovava a Gerusalemme durante la festività della Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che egli faceva.
Gesù però diffidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che altri testimoniasse sull'uomo. Egli infatti sapeva ciò che vi era nell'uomo. C'era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne da lui di notte e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può fare questi segni che tu fai se Dio non è con lui». Rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non è nato dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli dice Nicodemo: «Come può un uomo nascere se è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico, se uno non è nato dall'acqua e dallo spirito, non può entrare nel regno di Dio. Il nato dalla carne è carne, e il nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti che ti abbia detto: voi dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, senti il suo sibilo, ma non sai d'onde viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito». «Come possono avvenire questi fatti?» riprese Nicodemo. Rispose Gesù: «Tu sei maestro in Israele e non conosci queste cose? In verità ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se non credete quando vi ho detto cose terrene, come crederete qualora vi dica cose celesti? Nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è in cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così deve essere innalzato il figlio dell'uomo, affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il figlio suo unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non mandò il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non viene condannato. Chi non crede in Lui è già condannato, perché non ha creduto nel nome del Figlio unigenito di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce venne nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano smascherate. Colui invece che fa la verità viene alla luce perché si riveli che le sue opere sono operate in Dio. In seguito Gesù e i suoi discepoli vennero nel territorio della Giudea e lì si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Ennon, vicino a Salim, perché là le acque erano abbondanti e la gente accorreva e si faceva battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato messo in prigione. Sorse allora una disputa fra i discepoli di Giovanni e un giudeo a proposito della purificazione. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te al di là del Giordano, cui tu hai reso testimonianza, ecco che battezza e tutti vanno da lui». Rispose Giovanni: «Non può un uomo prendere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: non sono io il Cristo, ma sono colui che è stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che gli sta vicino e l'ascolta è ripieno di gioia per la voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, ora è perfetta. Egli deve crescere, io invece diminuire. Colui che viene dall'alto è sopra di tutti. Colui che è dalla terra appartiene alla terra e parla da uomo della terra. Colui che viene dal cielo è sopra di tutti. Egli testimonia ciò che ha visto e udito, ma nessuno accoglie la sua testimonianza. Colui che accoglie la sua testimonianza ratifica che Dio è verace. Infatti, colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio, poiché dà lo Spirito senza misura.
Il padre ama il figlio e ha rimesso tutto nella sua mano. Chi crede nel figlio ha la vita eterna, chi invece disobbedisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio è sopra di lui. Quando Gesù seppe che i farisei avevano sentito che egli faceva più discepoli e battezzava più di Giovanni, per quanto non fosse Gesù stesso che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e ritornò verso la Galilea. Egli doveva passare per la Samaria. Ora arriva ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato al figlio suo, Giuseppe. C'era là il pozzo di Giacobbe. Gesù, affaticato come era dal viaggio, si era seduto sul pozzo. Era circa l'ora sesta. Viene una donna della Samaria ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I discepoli infatti se n'erano andati in città a comperare da mangiare. Gli dice la donna samaritana: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Le rispose Gesù: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu gli avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai neppure un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque l'acqua viva? Forse tu sei più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui e i suoi figli e il suo bestiame?» Le rispose Gesù: «Colui che beve di quest'acqua avrà ancora sete. Colui invece che beve dell'acqua che gli darò io non avrà mai più sete. Ma l'acqua che gli darò diverrà in lui una sorgente di acqua che zampilla verso la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non debba più venire qui ad attingere». Le dice: «Va, chiama tuo marito e ritorna qui». «Non ho marito», gli rispose la donna. Le dice Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e ora quello che hai non è tuo marito. Quanto a questo hai detto il vero». «Signore», dice la donna, «vedo che tu sei un profeta. I nostri padri adorarono su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare». Le dice Gesù: «Credimi, donna, che viene un'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene un'ora, ed è adesso, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Infatti il Padre cerca tali persone che l'adorino. Dio è spirito, e coloro che lo adorano, in spirito e verità, devono adorarlo». Gli dice la donna: «So che deve venire un Messia, che significa Cristo. Quando quegli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Lo sono io che ti parlo». A questo punto arrivarono i suoi discepoli e rimasero meravigliati che parlasse con una donna. Nessuno però disse: «Che vuoi tu da lei?» oppure: «Perché parli con lei?» La donna intanto abbandonò la sua giara, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto ciò che ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo?» Uscirono dalla città e andavano verso di lui. Nel frattempo i discepoli lo pregavano dicendo: «Rabbì, mangia!» Ma egli disse loro: «Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete». I discepoli dicevano fra loro: «Che qualcuno gli abbia portato da mangiare?» Dice loro Gesù: «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a compimento la sua opera. Non dite voi: ancora 4 mesi e viene la mietitura? Ecco, vi dico, alzate i vostri occhi e osservate i campi. Sono bianchi per la mietitura.
Già il mietitore riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna affinché il seminatore goda insieme al mietitore. In questo caso, infatti, è vero il proverbio: diverso è chi semina da chi miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui voi non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che aveva attestato: «Mi ha detto tutto ciò che ho fatto». Quando i samaritani arrivarono da lui, lo pregavano di rimanere presso di loro e vi rimase 2 giorni. Furono ancora più numerosi coloro che credettero per la sua parola. Alla donna dicevano: «Non crediamo più per il tuo discorso. Noi stessi infatti abbiamo udito e sappiamo che è veramente lui, il Salvatore del mondo». Dopo questi 2 giorni ripartì di là per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva testimoniato: «Un profeta non gode alcun credito nella propria patria». Ora, quando Gesù arrivò in Galilea, i Galilei lo accolsero bene, avendo visto tutte le cose che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa, poiché anch'essi erano andati alla festa. Gesù tornò dunque a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. C'era un funzionario regio, il cui figlio era malato, a Cafarnao. Avendo egli saputo che Gesù era venuto dalla Giudea alla Galilea, si recò da lui e lo pregava di scendere e guarire il figlio suo, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Gli dice il funzionario regio: «Scendi prima che il mio ragazzo muoia». Gli dice Gesù: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e partì. Mentre egli già scendeva, i suoi servi gli andarono incontro dicendogli che suo figlio viveva. Allora chiese informazioni sull'ora in cui aveva cominciato a stare meglio. Gli risposero: «La febbre lo lasciò ieri all'ora settima». Il padre riconobbe che quella era l'ora in cui Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui e la sua famiglia al completo. Gesù compì questo secondo segno ritornando dalla Giudea alla Galilea. Dopo questi avvenimenti c'era una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una piscina chiamata in ebraico Betesda, con 5 portici. Sotto questi portici giaceva una moltitudine di infermi, ciechi, zoppi e invalidi, che aspettavano il movimento dell'acqua. Un angelo, infatti, ad intervalli, scendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vistolo disteso e saputo che si trovava già da molto tempo in quello stato, gli dice: «Vuoi guarire?» Gli rispose l'infermo: «Signore, non ho un uomo che mi getti nella piscina quando l'acqua viene agitata, e mentre io mi avvio per andare, un altro vi scende prima di me». Gli dice Gesù: «Alzati, prendi il tuo giaciglio e cammina». L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo giaciglio e camminava. Ma quel giorno era sabato. Dicevano dunque i giudei al guarito: «È sabato e non ti è lecito portare il tuo giaciglio». Egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo giaciglio e cammina». Gli domandarono: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi era, perché Gesù si era eclissato grazie alla folla che c'era in quel luogo. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco che sei guarito, non peccare più, perché non ti avvenga di peggio». L'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù colui che l'aveva guarito. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva queste cose di sabato. Ma Gesù rispose loro: «Mio Padre è all'opera fino ad ora, ed anch'io sono all'opera». Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma diceva che Dio era suo Padre, facendo se stesso uguale a Dio.
Gesù rispose e diceva loro: in verità vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso se non ciò che vede il padre fare. Ciò infatti che fa lui lo fa ugualmente il figlio. Il padre infatti ama il figlio e gli mostra tutto ciò che egli fa, ed opere più grandi di queste gli mostrerà, in modo che voi ne rimaniate stupiti. Come infatti il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a coloro che vuole. Il padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Colui che non onora il figlio, non onora il padre che l'ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non incorre nel giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, viene un'ora, ed è adesso, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di fare il giudizio, perché è Figlio dell'uomo. Non stupitevi di ciò. Viene un'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri ascolteranno la sua voce, e coloro che hanno fatto il bene ne usciranno per la risurrezione della vita, coloro che hanno praticato il male per la risurrezione del giudizio. Io non posso fare nulla da me stesso. Come ascolto, giudico, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se io rendo testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non è valida. C'è un altro che mi rende testimonianza, e so che è vera la testimonianza che mi rende. Voi avete inviato una delegazione a Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io però non accetto la testimonianza di un uomo, ma dico questo perché voi siate salvati. Egli era la lampada ardente e splendente, e vi siete voluti rallegrare per poco alla sua luce. Ma io ho l'altra testimonianza, più grande di quella di Giovanni, cioè le opere che il Padre mi ha dato da portare a compimento. Queste stesse opere che io faccio mi rendono testimonianza che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato mi ha reso testimonianza. Voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto la sua figura, e non avete la sua parola che rimane in voi, perché voi non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture perché per mezzo di esse pensate di avere la vita eterna. Sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non accetto la gloria dagli uomini, ma io vi ho conosciuto. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se venisse un altro nel suo proprio nome, lo accogliereste. Come potete credere voi che vi glorificate gli uni gli altri e non cercate la gloria che avviene dal solo Dio? Non pensate che io vi accuserò davanti al Padre. Il vostro accusatore è Mosè, nel quale voi avete riposto la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, anche a me credereste, perché di me egli ha scritto. Se non credete alle scritture di lui, come crederete alle mie parole? Poi Gesù se ne andò dall'altra parte del mare di Galilea, di Tiberiade. Lo seguiva molta gente, perché vedevano i segni che faceva sui malati. Allora Gesù salì sul monte e lì si sedette con i suoi discepoli. Era prossima la Pasqua, la festa dei Giudei. Gesù, alzati gli occhi e vista molta gente venire a sé, dice a Filippo: «Da dove potremo comperare pane per sfamare costoro?» Questo lo diceva per metterlo alla prova. Egli, infatti, ben sapeva quello che stava per fare. Gli rispose Filippo:
200 denari di pane non bastano per darne un pezzetto a ciascuno. Gli dice uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simone Pietro: c'è qui un ragazzetto che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per così tanta gente? Disse Gesù: fateli sedere. L'erba in quel luogo era abbondante. Si sedettero dunque gli uomini all'incirca 5.000. Gesù prese allora i pani e, rese grazie, li distribuì a coloro che erano seduti. Ugualmente fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando poi furono sazi, dice ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente vada perduto. Fecero dunque la raccolta e riempirono 12 ceste di pezzi dei 5 pani d'orzo che erano rimasti a coloro che avevano mangiato. Visto il segno che aveva fatto, quegli uomini dicevano: questi è veramente il profeta che deve venire nel mondo. Ma Gesù, saputo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò nuovamente sul monte, egli solo. Quando fu sera, i suoi discepoli discesero al mare e, saliti su una barca, salparono verso Cafarnao, dall'altra parte del mare. Erano già calate le tenebre e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Spirando un gran vento, il mare era agitato. Dopo aver remato per circa 25-30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e avvicinarsi alla barca ed ebbero paura. Ma egli dice loro: sono io, non temete. Vollero allora prenderlo nella barca e la barca subito giunse al luogo cui erano diretti. Il giorno dopo la gente che stava al di là del mare vide che là non c'era che una sola barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma che i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche vennero da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la gente vide che là non c'era né Gesù né i suoi discepoli, salì sulle barche e andarono a Cafarnao in cerca di Gesù. Trovatolo dall'altra parte del mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei arrivato qui?» Rispose loro Gesù: in verità vi dico, mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato pani a sazietà. Operate non per il cibo che perisce, ma per il cibo che rimane per la vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui, Dio Padre, pose il suo sigillo». Allora gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare per operare le opere di Dio?» Rispose loro Gesù: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». E gli dissero: «Quale segno fai tu, perché vediamo e crediamo in te? Che cosa operi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto. Ha dato loro da mangiare un pane dal cielo». Disse loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane dal cielo, infatti, è colui che dal cielo discende e dà la vita al mondo». Gli dissero allora: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù disse loro: «Io sono il pane di vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Ma io ve l'ho già detto, mi avete visto e ancora non credete. Tutto ciò che mi dà il Padre verrà a me, e chi viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ora, questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che nulla vada perduto di ciò che mi ha dato, ma io lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa è infatti la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciti nell'ultimo giorno». Ma i giudei mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo», e dicevano: «Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre? Come può ora dire: sono disceso dal cielo?»
Gesù rispose loro: «Non mormorate fra di voi. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha accolto il suo insegnamento viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, se non colui che è da Dio. Lui ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato nel deserto la manna e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché lo si mangi e non si muoia. Io sono il pane vivente disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». I giudei allora discutevano fra di loro, dicendo: «Come può costui darci da mangiare la sua carne?» Disse loro Gesù: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. La mia carne, infatti, è vero cibo, e il mio sangue è vera bevanda. Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue rimane in me, ed io in lui. Come mi ha mandato il Padre, che è il vivente, e io vivo grazie al Padre, così colui che si ciba di me, anch'egli vivrà grazie a me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e sono morti. Chi si ciba di questo pane vivrà per sempre». Questi insegnamenti impartì nella sinagoga a Cafarnao. Dopo aver udito, molti dei suoi discepoli dissero: «Questo discorso è duro, chi lo può ascoltare?» Gesù, sapendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano a proposito di questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E quando vedrete il Figlio dell'uomo ascendere là dove era prima? Lo spirito è quello che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma ci sono alcuni di voi che non credono». Gesù infatti sapeva fin dall'inizio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che l'avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto, nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Gesù allora disse ai 12: «Volete forse andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo riconosciuto che tu sei il Santo di Dio». Rispose loro Gesù: «Non vi ho scelto io, voi 12? Eppure uno di voi è un diavolo». Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Infatti stava per tradirlo, proprio lui, uno dei 12. In seguito Gesù girava per la Galilea. Non voleva infatti girare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Era prossima la festa dei giudei, quella delle capanne. Gli dissero i suoi fratelli: «Parti di qui e va nella Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Nessuno infatti agisce in segreto quando cerca di mettersi in mostra. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo». Infatti, nemmeno i suoi fratelli credevano in lui. Gesù disse loro: «Non è ancora il mio tempo, il vostro tempo è sempre disponibile. Non può il mondo odiare voi, invece odia me, perché io attesto contro di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa». «Io non salgo a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto». Detto ciò, rimase in Galilea. Quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora anche egli vi salì, non pubblicamente, ma quasi in segreto. I giudei lo cercavano durante la festa e dicevano: «Lui dov'è?»
e circolavano molte voci a suo riguardo in mezzo alle folle. Alcuni dicevano: «È buono», altri dicevano: «No, anzi, inganna la gente». Nessuno però parlava pubblicamente di lui, per paura dei giudei. Quando la festa fu a metà, Gesù salì al Tempio e insegnava. I giudei erano stupiti e dicevano: «Come mai costui sa di lettere senza essere stato a scuola?» Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la sua volontà, conoscerà riguardo alla dottrina se è da Dio o se parlo da me stesso. Colui che parla da se stesso cerca la propria gloria. Chi invece cerca la gloria di colui che l'ha mandato, questi è veritiero e in lui non c'è impostura. Mosè non vi ha dato la legge? Ma nessuno di voi mette in pratica la legge. Perché cercate di uccidermi?» Rispose la folla: «Tu hai un demonio. Chi cerca di ucciderti?» Rispose loro Gesù: «Ho fatto una sola opera e tutti rimanete stupiti per questo. Poiché Mosè ha dato la circoncisione, non che sia da Mosè ma dai patriarchi, circoncidete una persona anche di sabato. Se una persona riceve la circoncisione di sabato perché non sia violata la legge di Mosè, vi sdegnate contro di me perché ho risanato di sabato una persona intera? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia». Dicevano allora alcuni gerosolimitani: «Non è questi colui che cercano di uccidere? Ecco che parla pubblicamente e non gli dicono nulla. Non avranno forse riconosciuto veramente i capi che questi è il Cristo? Ma costui sappiamo donde è, mentre il Cristo, quando viene, nessuno sa di dov'è». Gesù, che insegnava nel Tempio, proclamò: «Voi mi conoscete e sapete donde sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma è veritiero colui che mi ha mandato, che voi non conoscete. Io lo conosco perché sono da lui, ed è lui che mi ha mandato». Cercavano allora di prenderlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché non era ancora giunta la sua ora. Molti della folla però credettero in lui e dicevano: «Il Cristo, quando verrà, farà più segni di quello che ha fatto costui?» I farisei sentirono che circolavano fra il popolo queste voci su di lui, e i sacerdoti capi e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Disse allora Gesù: «Ancora un po' di tempo sono con voi, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potete venire». Dissero dunque i giudei fra loro: «Dove sta per andarsene costui che noi non potremo trovarlo? Sta forse per andarsene nella diaspora dei greci e distruire i greci? Cosa ha voluto dire con questo discorso: mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potete venire?» L'ultimo giorno, quello solenne della festa, Gesù stava in piedi e proclamò a gran voce: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Colui che crede in me, come disse la Scrittura, dal suo ventre sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo lo disse riferendosi allo spirito che stavano per ricevere coloro che credevano in lui. Infatti non c'era ancora lo spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Tra la folla, coloro che avevano udito queste parole dicevano: «Questi è veramente il profeta». Altri dicevano: «Questi è il Cristo». Ma altri osservavano: «Forse che il Cristo viene dalla Galilea? Non dice la Scrittura che il Cristo viene dalla stirpe di Davide e dal villaggio di Betlemme, dove viveva Davide?» Si creò allora una divisione fra la gente a causa di lui. Alcuni avrebbero voluto arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie ritornarono dai sacerdoti capi e dai farisei, e quelli dissero loro: «Perché non l'avete condotto?» Risposero le guardie: «Nessun uomo ha mai parlato così». Allora ribatterono loro i farisei: «Anche voi vi siete lasciati ingannare. C'è uno solo dei capi o dei farisei che abbia creduto a lui? Ma questa gentaglia, che non conosce la legge, è maledetta».
Uno di loro, Nicodemo, quello che era andato precedentemente da lui, dice loro: «Giudica forse la nostra legge qualcuno senza che prima lo si ascolti, in modo che si sappia che cosa fa?» Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia a fondo e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea». E se ne andarono, ciascuno a casa sua. Gesù invece andò sul Monte degli Ulivi. Di buon mattino si presentò di nuovo al Tempio e tutto il popolo accorreva a lui e, sedutosi, li istruiva. Ora gli scribi e i farisei conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala in mezzo, gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, nella legge, Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Questo lo dicevano per tendergli un tranello, per avere di che accusarlo. Gesù però, chinatosi, tracciava dei segni per terra con il dito. Siccome insistevano nell'interrogarlo, si drizzò e disse loro: «Quello di voi che è senza peccato scagli per primo una pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, presero a ritirarsi uno dopo l'altro, a cominciare dai più anziani, e fu lasciato solo con la donna che stava nel mezzo. Rizzatosi allora, Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Rispose: «Nessuno, Signore». «Neppure io ti condanno», disse Gesù. «Va, e d'ora in poi non peccare più». Gesù parlò di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu rendi testimonianza a te stesso, la tua testimonianza non è valida». Rispose loro Gesù: «Anche se io rendo testimonianza a me stesso, la mia testimonianza è valida, perché so d'onde sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete d'onde vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno, ma anche se io giudico, il mio giudizio è valido, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due persone è valida. Sono io che rendo testimonianza a me stesso, e mi rende testimonianza anche il Padre che mi ha mandato». Gli dissero allora: «Dov'è il Padre tuo?» Rispose Gesù: «Non conoscete né me né il Padre mio. Se mi conosceste, conoscereste anche il Padre mio». Pronunciò queste parole nel luogo del tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo arrestò, perché non era ancora giunta la sua ora. Disse loro di nuovo: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove io vado, voi non potete venire». Dissero allora i giudei: «Vuol forse suicidarsi che dice: dove io vado, voi non potete venire?» Diceva loro: «Voi siete dal basso, io sono dall'alto. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Per questo vi ho detto: morirete nei vostri peccati. Se infatti non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati». Gli dicevano allora: «Chi sei tu?» Gesù rispose loro: «Anzitutto, ciò che vi continuo a dire. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è verace, e io dico al mondo quelle cose che ho udito da lui». Non compresero che parlava loro del Padre. Disse dunque Gesù: «Quando innalzerete il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, queste cose dico. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre ciò che gli piace». A queste sue parole molti credettero in lui. Diceva dunque Gesù ai giudei che avevano creduto a lui:
Se rimanete nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Gli risposero: Noi siamo stirpe di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come mai tu dici diventerete liberi? Rispose loro Gesù: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Lo schiavo non rimane in casa per sempre, il figlio rimane per sempre. Se il figlio vi libererà, sarete veramente liberi. So che siete stirpe di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. Io vi dico quello che ho visto presso il Padre. Fate dunque anche voi quello che avete udito dal Padre. Gli risposero: Il nostro padre è Abramo. Dice loro Gesù: Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità che ha udito da Dio. Questo Abramo non lo fece. Voi fate le opere del padre vostro. Gli dissero: Noi non siamo nati da prostituzione, non abbiamo che un padre, Dio. Disse loro Gesù: Se il vostro padre fosse Dio, mi amereste, perché io sono uscito e vengo da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non siete capaci di ascoltare la mia parola. Il diavolo è il padre da cui voi siete e volete compiere i desideri del vostro padre. Quello è stato omicida fin dal principio e non si mantenne nella verità, perché la verità non è in lui. Quando dice la menzogna, dice proprio ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece, perché dico la verità, non credete. Chi di voi può dimostrare che io abbia peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Gli risposero i giudei: Non diciamo noi giustamente che sei un samaritano e che hai un demonio? Rispose Gesù: Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria. C'è chi la cerca e giudica. In verità vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero i giudei: Adesso siamo sicuri che tu hai un demonio. Abramo è morto, anche i profeti sono morti, e tu dici: Se uno osserva la mia parola, non gusterà la morte in eterno. Sei tu forse più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Rispose Gesù: Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. È il Padre mio che mi glorifica, quello di cui voi dite è il nostro Dio. Eppure non l'avete conosciuto, mentre io lo conosco. Se io dicessi non lo conosco, sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò al vedere il mio giorno e lo vide e si rallegrò. Gli dissero allora i giudei: Non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Disse loro Gesù: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Presero allora delle pietre per scagliargliele addosso. Gesù però si nascose ed uscì dal tempio. Ora, mentre passava, vide un uomo cieco dalla nascita. I suoi discepoli gli domandarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è nato cieco perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo operare le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono luce del mondo». Detto questo,
sputò per terra, fece del fango con la saliva e spalmò il fango sugli occhi di lui. Poi gli disse: «Va e lavati alla piscina di Siloe, che significa inviato». Egli andò, si lavò e ritornò che vedeva. Ora i vicini e quelli che l'avevano visto prima da mendicante dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a mendicare?» Altri dicevano: «Ma no, è un altro che gli somiglia». Egli però diceva: «Sono proprio io». Gli dicevano dunque: «Come mai ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Un uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Silo e lavati. Andato e lavatomi, ho cominciato a vedere». Gli dissero: «Dov'è lui?» Dice: «Non lo so». Conducono dai farisei quello che prima era cieco. Era sabato, il giorno in cui Gesù fece il fango e gli aprì gli occhi. A loro volta anche i farisei lo interrogavano come aveva riacquistato la vista. Disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e vedo». Dicevano allora alcuni dei farisei: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Altri però dicevano: «Come può uno che è peccatore compiere tali segni?» E c'era divisione fra di loro. Dicono perciò di nuovo al cieco: «Tu, che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? È un profeta», rispose. Non credettero però i giudei che egli fosse stato cieco e che avesse riacquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva riacquistato la vista e li interrogarono. «Costui è proprio vostro figlio, quello che voi dite essere nato cieco? Come mai ora vede?» Risposero i suoi genitori: «Noi sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Interrogate lui. Ha la sua età. Egli stesso parlerà di sé». I suoi genitori parlarono così perché temevano i giudei. I giudei infatti si erano già accordati che se qualcuno lo avesse riconosciuto come Cristo, sarebbe stato escluso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha la sua età. Chiedetelo a lui». Chiamarono dunque di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se sia un peccatore non lo so. Io so soltanto una cosa. Ero cieco e ora vedo». Gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non mi avete dato ascolto. Perché volete sentirlo ancora? Volete forse anche voi diventare suoi discepoli?» Lo coprirono allora di ingiurie e gli dissero: «Tu sei discepolo di quello là, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma costui non sappiamo donde sia». L'uomo obiettò loro: «Lo strano è proprio questo, che voi non sappiate donde sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è pio e fa la sua volontà, questo lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi di un cieco nato. Se quell'uomo non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla». Gli risposero: «Sei nato immerso nei peccati e pretendi di insegnarci?» E lo cacciarono fuori. Gesù sentì che l'avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: «Credi tu nel figlio dell'uomo?» Rispose: «Ma chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai già visto, è colui che parla con te». «Credo, Signore», disse, e si prosternò davanti a lui. Disse allora Gesù: «Per una discriminazione sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e coloro che vedono, diventino ciechi». Alcuni farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo forse ciechi anche noi?» Gesù disse loro: «Se foste ciechi, non avreste peccato. Ora invece dite: noi vediamo. Il vostro peccato rimane». In verità vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma s'arrampica da un'altra parte, è un ladro e un bandito. Chi invece entra per la porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre,
le pecore ascoltano la sua voce e chiama le proprie pecore per nome e le fa uscire. Quando ha spinto fuori tutte le proprie, cammina davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Non seguiranno affatto un estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa parabola, ma quelli non compresero di che cosa volesse parlare loro. Gesù allora continuò: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che vennero prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li ascoltarono. Io sono la porta. Chi entrerà attraverso di me sarà salvo. Entrerà ed uscirà e troverà pascolo. Il ladro non entra che per rubare, sgozzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, invece, che non è pastore, cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. Come il Padre conosce me, e io conosco il Padre. Io do la mia vita per le pecore, e do altre pecore che non sono di questo vile. Anch'esse io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e saranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma io la do da me stesso. Ho il potere di darla e ho il potere di riprenderla. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Ci fu nuova divisione fra i giudei a causa di queste parole. Molti di essi dicevano: «Ha un demonio e delira, perché lo ascoltate?» Altri dicevano: «Queste parole non sono di un indemoniato, un demonio può forse aprire gli occhi ai ciechi?» A Gerusalemme ricorreva allora la festa della dedicazione. Era inverno e Gesù passeggiava nel Tempio, sotto il portico di Salomone. Lo circondarono i giudei e gli dicevano: «Fino a quando ci tieni con l'animo sospeso? Se sei il Cristo, diccelo apertamente». Rispose loro Gesù: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che faccio in nome del Padre mio, esse mi rendono testimonianza. Ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco e mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno le può strappare dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno». I giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro: «Vi ho mostrato molte opere buone da parte del Padre. Per quale di queste opere mi lapidate?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio». Rispose loro Gesù: «Non è scritto nella vostra legge: io ho detto siete dei? Se ha detto dei coloro cui fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non si può abolire, a colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo, voi dite: tu bestemmi, perché ho detto: io sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, così che conosciate e cominciate a comprendere che il Padre è in me e io nel Padre». Tentarono nuovamente di arrestarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Poi andò di nuovo di là del Giordano, nel luogo in cui dapprima Giovanni aveva battezzato, e vi rimase. Molti vennero a lui e dicevano: «Giovanni non ha fatto nessun segno, ma tutto ciò che egli disse di costui era vero». E là molti credettero in lui. C'era un malato, Lazzaro da Betania, il paese di Maria e di sua sorella Marta. Maria
era quella che aveva unto il Signore con profumo e gli aveva asciugato i piedi con i capelli. Lazzaro, che era ammalato, era suo fratello. Le due sorelle mandarono a dirgli: «Vedi, Signore, colui che tu ami è ammalato». Sentito che l'ebbe, Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa sia glorificato il Figlio di Dio». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era ammalato, rimase ancora 2 giorni nel luogo in cui si trovava. Solo dopo dice ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». Gli dicono i discepoli: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ritorni là». Rispose Gesù: «Non sono 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Detto questo, soggiunse: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a risvegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se è addormentato, si salverà». Gesù però parlava della morte di lui. Essi invece avevano supposto che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e godo per voi di non essere stato là, affinché crediate, ma andiamo da lui». Disse allora Tommaso, chiamato Didimo, ai condiscepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Quando Gesù arrivò, trovò che Lazzaro stava nella tomba già da 4 giorni. Betania non è lontana da Gerusalemme, se non circa 15 stadi. Ora molti giudei si erano recati da Marta e Maria per consolarle del fratello. Marta, quando sentì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse allora a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualsiasi cosa tu chieda a Dio, egli te la darà». Le dice Gesù: «Tuo fratello risorgerà». Gli risponde Marta: «So che risorgerà nella risurrezione all'ultimo giorno». Le disse Gesù: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se morisse, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu a ciò?» Gli dice: «Sì, Signore, io ho creduto che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, quello che deve venire nel mondo». Detto questo, andò e chiamò sua sorella Maria, dicendole sottovoce: «Il Maestro è qui e ti chiama». Quella, appena udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era arrivato al paese, ma si trovava ancora nel luogo in cui gli era andato incontro Marta. Quando i giudei, che erano con lei nella casa e la consolavano, videro Maria alzarsi in fretta ed uscire, la seguirono, supponendo che andasse alla tomba per piangervi. Maria, giunta al luogo in cui si trovava Gesù, lo vide e si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, come la vide piangere, e piangere anche i giudei venuti con lei, fremette interiormente e si turbò. Poi disse: «Dove l'avete posto?» Gli dicono: «Signore, vieni e vedi». Gesù pianse. Dicevano allora i giudei: «Vedi come l'amava». Ma alcuni di essi dissero: «Non poteva costui che ha aperto gli occhi del cieco fare che questi non morisse?» Scosso nuovamente da un fremito in se stesso, Gesù viene al sepolcro. Era una grotta e vi era stata posta una pietra. Dice Gesù: «Levate la pietra». Gli dice Marta, la sorella del morto: «Signore, già puzza, è di 4 giorni». Le dice Gesù: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Levarono dunque la pietra. Gesù alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio di avermi ascoltato. Sapevo bene che tu sempre mi ascolti, ma l'ho detto per la gente che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Uscì fuori il morto, legato piedi e mani con bende, e la sua faccia era avvolta con un sudario. Gesù dice loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».
Molti dei giudei che erano andati da Maria e avevano visto ciò che aveva fatto, credettero in lui. Alcuni di essi, invece, andarono dai farisei e raccontarono loro ciò che aveva fatto Gesù. Allora i sacerdoti capi e i farisei convocarono il Sinedrio e dicevano: «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il luogo e la nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: «Voi non capite niente, né vi rendete conto che è più vantaggioso per voi che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca tutta intera la nazione». Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù stava per morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma anche per radunare insieme nell'unità i figli dispersi di Dio. Da quel giorno, dunque, decisero di farlo morire. Per questo Gesù non si mostrava più in pubblico fra i giudei, ma se ne andò da lì, in una regione vicino al deserto, in una città chiamata Efraim, e lì rimase con i suoi discepoli. Era prossima la Pasqua dei giudei, e salirono molti a Gerusalemme, dal paese, prima della Pasqua, per purificarsi. Cercavano Gesù e dicevano fra loro, stando nel tempio: «Che ne dite? Non verrà alla festa?» Ma i sacerdoti capi e i farisei avevano impartito l'ordine che se qualcuno sapeva dove si trovava, lo denunciasse, così che lo potessero arrestare. Gesù, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ora là gli prepararono un pranzo, e Marta serviva mentre Lazzaro era uno di quelli che sedevano a mensa con lui. Maria, presa una libra di profumo di nardo autentico, molto prezioso, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. La casa fu ripiena della fragranza di quel profumo. Dice Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo: «Perché non si è venduto il profumo per 300 danari e non si è dato il ricavato ai poveri?» Lo disse però non perché gli stavano a cuore i poveri, ma perché era ladro e, avendo la borsa, sottraeva ciò che vi veniva messo dentro. Disse allora Gesù: «Lasciala, che lo doveva conservare per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, me invece non avete sempre». Una folla numerosa di giudei venne a sapere che si trovava lì e vennero non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che aveva risuscitato dai morti. I sacerdoti capi decisero allora di uccidere anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Il giorno dopo, la grande folla giunta per la festa, sentito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese rami di palma e gli andò incontro gridando: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele!» Gesù, trovato un asinello, gli sedette in groppa, come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion, ecco, il tuo re viene, seduto sopra un puledro d'asina». In un primo tempo i suoi discepoli non compresero questo fatto, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che questo era stato scritto di lui e che era proprio quello che gli avevano fatto. La gente che era stata con lui quando aveva chiamato Lazzaro dal sepolcro e lo aveva risuscitato dai morti gli rendeva testimonianza. Per questo gli andò incontro la folla, perché avevano sentito che aveva fatto questo segno. I farisei allora si dissero fra loro: «Vedete che non combinate nulla? Ecco che il mondo gli è andato dietro». Tra quelli che erano saliti per adorare durante la festa c'erano alcuni greci. Essi abbordarono Filippo, quello di Betsaida di Galilea, e gli chiesero: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo va a dirlo ad Andrea. Andrea e Filippo vanno a dirlo a Gesù. Gesù risponde loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità vi dico, se il grano di frumento caduto per terra non muore, resta esso solo, ma se muore, porta molto frutto. Chi ama la propria vita la perde,
e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se qualcuno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora la mia anima è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono venuto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La gente che stava lì e aveva sentito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Rispose Gesù: non è per me che si è fatta sentire questa voce, ma per voi. Ora c'è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà cacciato fuori. E quando io sarò innalzato da terra, attrarrò tutti a me. Questo lo diceva per indicare di quale morte stava per morire. Gli rispose la gente: noi abbiamo sentito dalla legge che il Cristo rimane per sempre. E come dici tu che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Disse loro Gesù: solo ancora un po' di tempo la luce è in mezzo a voi. Camminate finché avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Finché avete la luce, credete alla luce, affinché diventiate figli della luce. Questo disse Gesù, e andatosene, si nascose da loro. Per quanto Gesù avesse compiuto così grandi segni davanti a loro, non credevano in lui, perché si adempisse la parola che aveva detto il profeta Isaia. Signore, chi credette alla nostra parola? Il braccio del Signore a chi fu rivelato? Per questo non potevano credere, perché Isaia disse anche: ha accecato i loro occhi e incallito il loro cuore, affinché con gli occhi non vedano e col cuore non comprendano, e così non si convertano, e io non li guarisca. Questo Isaia lo disse perché vide la sua gloria e parlò di lui. Pur tuttavia, anche fra i capi molti credettero in lui, ma non lo professavano pubblicamente a causa dei farisei, per non venire espulsi dalla sinagoga. Preferirono infatti la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Gesù proclamò ad alta voce: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato, e colui che vede me vede colui che mi ha mandato. Io, luce, sono venuto nel mondo affinché chi crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno. Non sono venuto infatti per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Colui che mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho pronunciato, quella lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre stesso che mi ha mandato mi ha comandato ciò che dovevo dire e pronunciare. E so che il suo comandamento è vita eterna. Ciò che dico, lo dico come il Padre me l'ha detto. Prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora per passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già posto in animo a Giuda di Simone Iscariota di tradirlo, sapendo che il Padre aveva messo tutto nelle sue mani e che da Dio era uscito e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose il mantello e, preso un panno, se ne cinse. Versò quindi dell'acqua nel catino e incominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con il panno del quale si era cinto. Arriva dunque a Simone Pietro. Gli disse: Signore, tu mi lavi i piedi? Gli rispose Gesù: ciò che io ti faccio, tu ora non lo sai, lo comprenderai in seguito. Gli disse Pietro: non mi laverai i piedi, no, mai. Gli rispose Gesù: se io non ti lavo, non avrai parte con me. Gli disse Simone Pietro:
«Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù soggiunse: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è integralmente puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi stava per tradirlo. Per questo disse: «Non tutti siete puri». Or quando ebbe lavato loro i piedi, riprese il suo mantello, si rimise a sedere e disse loro: «Capite che cosa vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né l'apostolo è più grande di colui che l'ha mandato. Se capite queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo per tutti voi. Io conosco chi ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Fin d'ora ve lo dico prima che accada, affinché, quando accadrà, crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che avrò mandato, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». Detto questo, Gesù fu turbato interiormente e attestò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano gli uni gli altri, non riuscendo a capire di chi egli parlava. Uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava, stava adagiato proprio accanto a Gesù. Allora Simon Pietro gli fa cenno di chiedergli chi fosse quello di cui parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli dice: «Signore, chi è?» Gesù risponde: «È quello a cui porgerò il boccone che sto per intingere». Intinto dunque il boccone, lo prese e lo porse a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, entrò in lui Satana. Gli dice Gesù: «Quello che devi fare, fallo subito». Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto questo. Siccome Giuda teneva la borsa, alcuni supponevano che Gesù gli avesse detto: «Compera quanto ci occorre per la festa», oppure che gli avesse ordinato di dare qualcosa ai poveri. Così, preso il boccone, quello uscì subito. Era notte. Quando fu uscito, Gesù dice: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio, per parte sua, lo glorificherà, e subito lo glorificherà. Figlioletti, ancora un poco sarò con voi. Mi cercherete, e come ho detto ai giudei, dove io vado, voi non potete venire. Così lo dico ora anche a voi. Un comandamento nuovo vi do, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Gli disse Simon Pietro: «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu non mi puoi seguire ora. Mi seguirai più tardi». Gli disse Pietro: «Signore, perché non posso seguirti fin d'ora? Darei la mia vita per te». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato tre volte». Non si turbi il vostro cuore. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei forse detto che vado a prepararvi un posto? E quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
e dove io vado, voi conoscete la via. Gli dice Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscerne la via? Gli dice Gesù: Io sono la via, e la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non attraverso di me. Se voi mi aveste conosciuto, anche il mio Padre conoscereste, e fin d'ora voi lo conoscete e l'avete visto. Gli dice Filippo: Mostraci il Padre e ci basta. Gli dice Gesù: Da tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me fa le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Almeno credete a causa delle opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me, anch'egli farà le opere che io faccio, e ne farà anche di più grandi, perché io vado al Padre. E quanto chiederete nel mio nome, lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io lo farò. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, affinché sia sempre con voi, lo Spirito di verità, che il mondo non può accogliere, perché non lo vede né lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi riconoscerete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è lui che mi ama. Colui che mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e manifesterò a lui me stesso. Gli dice Giuda, non l'Iscariota: Signore, che è mai successo che tu stai per manifestare te stesso a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: Se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Colui che non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre rimango presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà tutto e vi farà ricordare tutto ciò che vi ho detto. La pace vi lascio, la mia pace vi do. Non come la dà il mondo, io ve la do. Non si turbi il vostro cuore e non si abbatta. Avete udito che vi ho detto: me ne vado e ritornerò da voi. Se mi amaste, godreste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che accada, affinché quando accadrà crediate. Io non mi intratterrò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Egli però non ha alcuna presa su di me. Ma perché il mondo sappia che io amo il Padre e agisco come il Padre mi ha comandato, levatevi, partiamo di qui.
Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo recide e ogni tralcio che porta frutto lo monda perché porti maggior frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunciata. Rimanete in me come io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così nemmeno voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, questi porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se qualcuno non rimane in me, è gettato fuori come il tralcio e si dissecca. Poi li si raccoglie e li si getta nel fuoco e bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete pure quello che volete e vi sarà fatto. In questo è stato glorificato il Padre mio, che voi portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia giunga alla pienezza. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il padrone. Vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere. Non voi avete eletto me, ma io ho eletto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome ve la dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che gli appartiene. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho eletti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordate la parola che io vi dissi: non c'è servo più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, anche la vostra osserveranno. Ma tutte queste cose faranno a voi a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero peccato. Ora invece non hanno scusa per il loro peccato. Chi mi odia, odia anche il Padre mio. Se in mezzo a loro non avessi fatto le opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Ma è perché si compisse la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza ragione. Quando verrà il Paraclito che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi darà testimonianza. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete con me fin dall'inizio. Questo vi ho detto perché non rimaniate scandalizzati. Vi cacceranno fuori dalle sinagoghe. Viene anzi l'ora in cui chi vi ucciderà penserà di rendere un culto a Dio. Questo faranno, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma questo vi ho detto affinché, quando verrà la loro ora, ricordiate che io ve l'avevo detto. Non vi ho detto questo fin dall'inizio, perché ero con voi. Ora invece vado a colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda:
dove vai? Anzi, poiché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità. È meglio per voi che io parta, perché se non parto, il Paraclito non verrà a voi. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando egli verrà, confuterà il mondo in fatto di peccato, di giustizia e di giudizio. In fatto di peccato, perché non credono in me. In fatto di giustizia, perché me ne vado al Padre e voi non mi vedrete più. In fatto di giudizio, perché il principe di questo mondo è già giudicato. Ancora molte cose ho da dirvi, ma non le potete portare per ora. Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Non parlerà infatti da se stesso, ma quanto sentirà, dirà e vi annuncerà le cose venture. Egli mi glorificherà, perché prenderà da me e ve lo annuncerà. Tutto quanto ha il Padre è mio, per questo vi ho detto che prenderà da me e lo annuncerà a voi. Un poco e non mi vedrete più, e poi un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero fra loro: che è mai questo che ci dice? Un poco e non mi vedrete, poi un poco ancora e mi vedrete. E io me ne vado al Padre. Dicevano dunque: che è mai questo un poco di cui parla? Non comprendiamo che cosa voglia dire. Gesù conobbe che volevano interrogarlo e disse loro: vi interrogate fra di voi riguardo a ciò che vi ho detto? Un poco e non mi vedrete, poi ancora un poco e mi vedrete? In verità vi dico, voi piangerete e gemerete mentre il mondo si rallegrerà. Voi vi rattristerete, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, ha tristezza, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha partorito il bambino, non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è nato un uomo al mondo. Anche voi ora avete tristezza, ma vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e la vostra gioia nessuno ve la potrà rapire. In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico, qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, in modo che la vostra gioia sia completa. Questo vi ho detto in similitudini. Viene l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma vi annuncerò apertamente quanto riguarda il Padre mio. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al Padre. Dicono i suoi discepoli: ecco che ora parli apertamente e non usi nessuna figura. Ora sappiamo che conosci tutto e non hai bisogno che ti si interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: voi adesso credete? Ecco che viene l'ora, ed è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Questo vi ho detto perché abbiate pace in me. In questo mondo avete da soffrire, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Così parlò Gesù, e levati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica il Figlio tuo, affinché il Figlio glorifichi te. Come gli hai dato potere su ogni carne, dia egli la vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora glorificami tu, Padre,
davanti a te, con la gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, e li hai dati a me, e hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutto quanto mi hai dato viene da te, perché le parole che tu mi hai date, io le ho date a loro, ed essi le hanno accolte, e sanno veramente che sono uscito da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutto ciò che è mio è tuo, e quello che è tuo è mio, e io sono stato glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo mentre io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome che mi hai dato, affinché siano uno come noi. Quando ero con loro, io li ho conservati nel tuo nome che mi hai dato, e li ho custoditi, e nessuno di loro si è perduto, eccetto il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ora vengo a te, e queste cose dico mentre sono nel mondo, affinché abbiano in loro la mia gioia in pienezza. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non ti chiedo che li tolga dal mondo, ma che li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, così anch'io li ho mandati nel mondo. E per loro consacro me stesso, affinché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per costoro, ma anche per coloro che crederanno in me mediante la loro parola, che tutti siano uno come tu, Padre, in me e io in te, affinché siano anch'essi in noi, così che il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data, perché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo riconosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che tu mi hai dato siano con me, dove sono io, affinché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, io invece ti ho conosciuto, e costoro hanno riconosciuto che tu mi hai mandato. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome e continuerò a farlo conoscere, affinché l'amore con cui tu mi hai amato sia in essi ed io in loro. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un orto, in cui entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, che lo stava tradendo, conosceva bene il posto perché Gesù molte volte si era riunito là con i suoi discepoli. Giuda dunque, presa la coorte e le guardie dei sacerdoti capi e dei farisei, vi si recò con lanterne, fiaccole ed armi. Gesù, sapendo tutto ciò che stava per accadergli, si fece avanti e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Dice loro: «Io sono». Stava con loro anche Giuda che lo tradiva. Quando ebbe detto loro: «Io sono», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò allora di nuovo: «Chi cercate?» Ed essi dissero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «Ve l'ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare via costoro». Così si adempì la parola che aveva detto: «Di quelli che mi hai dato non ne ho perduto nessuno». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la sfoderò e colpì il servo del sommo sacerdote e gli mozzò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù disse a Pietro: «Metti la spada nel fodero. Non dovrò forse bere il calice che il Padre mi ha dato?» Allora la corte, il comandante e le guardie dei giudei presero Gesù,
lo legarono e lo portarono dapprima da Anna. Egli era infatti suocero di Caifa, sommo sacerdote in quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: conviene che muoia un solo uomo per il popolo. Or seguivano Gesù, Simon Pietro e un altro discepolo. Quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece stava fuori davanti alla porta. Uscì dunque l'altro discepolo noto al sommo sacerdote, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. Questa ragazza, detta alla porta, disse a Pietro: «Non sei forse anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Poiché faceva freddo, i servi e le guardie avevano acceso un braciere e stavano là a scaldarsi. Pure Pietro stava con loro e si riscaldava. Il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gli rispose Gesù: «Io ho parlato apertamente al mondo. Io ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove si radunano tutti i giudei e di nascosto non ho mai detto nulla. Perché mi interroghi? Interroga coloro che mi hanno ascoltato. Che cosa ho detto loro? Ecco, essi sanno ciò che io ho detto». Non appena Gesù ebbe detto ciò, una delle guardie che stava là diede uno schiaffo a Gesù dicendogli: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostra dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Anna allora lo mandò legato dal sommo sacerdote Caifa. Simon Pietro nel frattempo stava là a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei forse anche tu dei suoi discepoli?» Egli negò e disse: «Non lo sono». Dice uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva mozzato l'orecchio: «Non ti ho visto io nell'orto con lui?» Pietro allora negò di nuovo e subito un gallo cantò. Allora condussero Gesù da Caifa al pretorio. Era di buon mattino. Essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato fuori da loro e disse: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli dissero i giudei: «A noi non è permesso di mettere a morte nessuno». Doveva così adempiersi la parola che Gesù aveva pronunciato, indicando di quale morte doveva morire. Allora Pilato entrò di nuovo nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te stesso o altri te l'hanno detto di me?» Rispose Pilato: «Sono io forse un giudeo? La tua nazione e i sacerdoti capi ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se di questo mondo fosse il mio regno, le mie guardie avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ora il mio regno non è di qui». Gli disse allora Pilato: «Dunque, sei tu re?» Rispose Gesù: «Tu dici che io sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» Detto questo, uscì di nuovo dai giudei e disse loro: «Io non trovo in lui alcun capo di accusa, ma voi avete l'usanza che io vi liberi qualcuno a Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei?» Si misero allora a gridare: «Non lui, ma Barabba!» Barabba era un bandito. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Poi i soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e lo rivestirono di un manto di porpora. E si avvicinavano a lui e dicevano: «Salve, o re dei giudei!» E lo prendevano a schiaffi. Intanto Pilato uscì di nuovo fuori e disse loro: «Ecco che ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui nessun capo di accusa».
Uscì dunque Gesù fuori, portando la corona di spine e il manto di porpora, e disse loro: «Ecco l'uomo». Quando però lo videro i sacerdoti capi e le guardie, si misero a gridare: «Crocifiggi, crocifiggi!» Dice loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, poiché io non trovo in lui alcun capo di accusa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Quando sentì questo discorso, Pilato fu preso ancor più dalla paura. Rientrò nel pretorio e dice a Gesù: «Di dove sei tu?» Gesù non gli diede risposta. Gli dice allora Pilato: «Non vuoi parlarmi? Non sai che ho il potere di liberarti e ho il potere di crocifiggerti?» Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò colui che mi ha consegnato a te ha un peccato più grande». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei continuavano a gridare: «Se tu liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Sentite queste parole, Pilato condusse fuori Gesù e sedette su una tribuna nel luogo chiamato pavimento di pietra, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua, intorno all'ora sesta. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Crocifiggerò il vostro re?» Risposero i sacerdoti capi: «Non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Presero dunque in consegna Gesù. Egli, portando la croce da sé, uscì verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e nel mezzo Gesù. Pilato aveva scritto anche un cartello e l'aveva posto sopra la croce. Vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti giudei lessero questo cartello perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città ed era scritto in ebraico, in latino, in greco. I sacerdoti capi dei giudei dissero allora a Pilato: «Non lasciare scritto il re dei giudei, ma scrivi: costui disse: sono il re dei giudei». Rispose Pilato: «Ciò che ho scritto, ho scritto». I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e anche la tunica. Ma la tunica era senza cucitura, tessuta dalla parte superiore tutta di un pezzo. Dissero dunque fra loro: «Non dividiamola, ma tiriamo a sorte di chi sarà». È così che si compì la scrittura che aveva detto: «Si sono spartite fra loro le mie vesti, e per il mio vestito hanno tirato la sorte». Queste cose fecero i soldati. Vicino alla croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vista la madre e presso di lei il discepolo che amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Quindi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la prese in casa sua. Dopo ciò, sapendo Gesù che già tutto era compiuto, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». C'era là un vaso pieno di aceto. Fissata dunque una spugna imbevuta di aceto a un ramo di issopo, glielo accostarono alla bocca. Quando ebbe preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, rese lo spirito. I giudei, siccome era giorno di preparazione, perché i corpi non rimanessero sulla croce di sabato, quel giorno di sabato era infatti solenne, chiesero a Pilato che spezzassero loro le gambe e venissero rimossi. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe del primo e dell'altro che erano stati crocifissi con lui. Venuti da Gesù, siccome lo videro già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con un colpo di lancia gli trafisse il fianco e ne uscì subito sangue ed acqua. Colui che ha visto ha testimoniato, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero,
affinché anche voi crediate. Questo avvenne infatti affinché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E ancora un'altra scrittura dice: guarderanno a colui che hanno trafitto. Dopo questo, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma segreto per paura dei giudei, chiese a Pilato di togliere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Venne dunque e tolse il suo corpo. Venne anche Nicodemo, il quale già prima era andato da lui di notte, portando una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Presero dunque il corpo di Gesù e lo avvolsero con bende assieme agli aromi, secondo l'usanza di seppellire dei giudei. Nel luogo in cui fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo, in cui non era ancora stato posto nessuno. Là, a causa della preparazione dei giudei, dato che il sepolcro era vicino, deposero Gesù. Il primo giorno della settimana Maria Maddalena si recò di buon mattino al sepolcro mentre era ancora buio e vide la pietra rimossa dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'abbiano posto». Partì dunque Pietro e anche l'altro discepolo e si avviarono verso il sepolcro. Correvano ambedue insieme. Ma l'altro discepolo precedette Pietro nella corsa e arrivò primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende che giacevano distese, tuttavia non entrò. Arrivò poi anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro. Vide le bende che giacevano distese e il sudario che era sopra il capo. Essa non stava assieme alle bende, ma a parte, ripiegato in un angolo. Allora entrò anche l'altro discepolo che era arrivato per primo al sepolcro e vide e credette. Non avevano infatti ancora capito la scrittura, che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono a casa. Maria invece era rimasta presso il sepolcro, fuori, in pianto. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli bianco vestiti seduti, uno in corrispondenza del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». Detto ciò, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì, ma non sapeva che era Gesù. Egli le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Quella, pensando che fosse l'ortolano, rispose: «Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Le disse Gesù: «Maria». Quella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Va piuttosto dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e quanto le aveva detto». La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per paura dei giudei erano chiuse, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». E detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Si rallegrarono i discepoli, vedendo il Signore. Poi disse di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Detto ciò, soffiò su di loro e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimettete i peccati, sono loro rimessi. A chi li ritenete, sono ritenuti». Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli rispose loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, non crederò».
Otto giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso stava con loro. Viene Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti il tuo dito qui e guarda le mie mani. Porgi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso e gli disse: «Signore mio e Dio mio». Gli disse Gesù: «Perché mi hai visto, hai creduto? Beati coloro che hanno creduto senza vedere». Gesù, in presenza dei discepoli, fece ancora molti altri segni che non sono scritti in questo libro. Questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiate la vita nel suo nome. In seguito Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Si manifestò nel modo seguente. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri discepoli. Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono, salirono sulla barca e in quella notte non presero nulla. Sul far del giorno Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non sapevano che era Gesù. Disse loro Gesù: «Figlioli, non avete qualcosa da mangiare?» Gli risposero: «No». Egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e ne troverete». La gettarono e non erano più capaci di tirarla su, tanti erano i pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, udito che era il Signore, indossò la veste, poiché era nudo, e si gettò nel mare. Gli altri discepoli andarono con la barca, poiché non erano lontani da terra, se non circa 200 cubiti, trascinando la rete dei pesci. Appena scesi a terra, videro della brace con sopra pesce e pane. Disse loro Gesù: «Portate dei pesci che avete preso ora». Salì Simon Pietro e trasse la rete a riva, piena di 153 grossi pesci, e sebbene fossero tanti, la rete non si ruppe. Disse loro Gesù: «Venite a fare colazione». Nessuno però dei discepoli osava domandargli: «Tu chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede a loro e ugualmente il pesce. Questa fu la terza volta che Gesù si manifestò ai discepoli risuscitato dai morti. Quando ebbero finito la colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?» Gli risponde: «Sì, Signore, tu sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli ripeté una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami tu?» Gli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecore». Gli domandò una terza volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Si rattristò Pietro perché gli aveva detto per la terza volta: «Mi ami tu?» E gli rispose: «Signore, tu sai tutto, tu conosci che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecore. In verità ti dico, quando eri giovane ti annodavi da te la cintura e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti annoderà la cintura e ti condurrà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Dopo queste parole gli disse: «Seguimi». Pietro, voltatosi, vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava, quello che era adagiato durante la cena vicino a lui, e aveva detto: «Signore, chi è colui che ti tradisce?» Vistolo dunque, Pietro disse a Gesù: «Signore, è lui?» Gesù gli rispose: «Se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi».
Si sparse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma «Se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa?» Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che le ha scritte, e sappiamo che la sua testimonianza è veridica. Ci sono anche molte altre cose che Gesù fece. Se si scrivessero a una, penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.